I residenti di Pietralta, frazione di Valle Castellana, sono tornati a denunciare lo stato di abbandono delle strade, in particolare quella della SP49B, una vera e propria groviera, una strada di competenza provinciale in pessime condizioni, ulteriormente deteriorata dalle ultime nevicate, ma che tutti i giorni, anche più volte al giorno, i residenti della piccola frazione al confine con le Marche sono costretti a percorrere. Questo appello per chiedere che qualcuno intervenga, perché stiamo in forte disagio a causa delle strade e perché sono letteralmente all'orlo del precipizio proprio, non sappiamo più dove sbattere la testa perché sono finite, non sono più strade ma sono mulattiere che non sono più nemmeno transitabili per i muli, e quindi niente. Spero che qualcuno intervenga perché non ce la facciamo più. A nulla sono valsi gli appelli di circa 80 residenti che da tempo chiedono alla provincia di Teramo un rapido intervento. Ricordiamo che sulla strada sono costretti a passare quotidianamente anche pullman e pulmini. Guardate se è possibile mandare dei ragazzi con i pulmini, i figli a lavorare, perché noi qui non abbiamo lavoro, quindi dobbiamo andare fuori per lavorare. Tutte le mattine e tutte le sere dobbiamo frequentare una strada del genere. Bisogna ogni anno 2-3 volte cambiare ammortizzatori, tutto alle nostre macchine. Vi sembra possibile questo? Eppure paghiamo l'ACI, noi lo paghiamo più delle altre regioni. L'Abruzzo ha le tasse più alte delle Marche. Vedete voi, se potete fare qualcosa, noi aspettiamo una vostra risposta.